Salve, benvenute e benvenuti nel canale dei Sorrisi Azzurri. Io sono Tiziana e non sono una ragazza pompon, ma una persona attenta a far sì che i mobili della propria casa in tutte le stanze siano privi di quel pulviscolo antipatico che fa sembrare che non abbiamo levato la polvere. Infatti quel pulviscolo, soprattutto in alcuni mobili lucidi o un po' scuri, dopo un giorno che abbiamo spolverato massimo due, compare e sembra quasi che non abbiamo fatto un lavoro per bene. Quindi, visto che io il lavoro di spolverare per bene lo faccio quando pulisco di fino e approfonditamente le varie stanze, quindi ciò può capitare che vado a pulire una stanza per bene dopo una settimana, dopo 10 giorni, anche 15 giorni, bene, se io aspetto 15 giorni per andare a rispolverare in quella stanza, avrò un mare di polvere e quindi visivamente questa polvere sarà presente, tanto da poter disegnare sui mobili, quindi non è una cosa bella. Pertanto cosa faccio? Un giorno sì o un giorno no, vado a spolverare sui mobili, soprattutto sulle superfici orizzontali, con questo piumino. Questo piumino elettrostatico si infila facilmente anche tra i soprammobili, pulisce i soprammobili, poi pulisco anche le cornici dei quadri, do una pulita anche nelle parti verticali, ai piedi dei mobili, insomma pulisco un po' tutto dove arrivo con questo piumino. Poi ho altre attrezzature per spolverare, dei piumini con i manici più lunghi, dalla forma diversa anche che si flette e si adatta alle superfici. Linko qui il video in cui mostro tutta la mia attrezzatura. Quindi prendo questo piumino, un altro più lungo, massimo altri due, no? Anche uno che mi aiuta a passare sotto i mobili, ma quello non lo faccio proprio spessissimo. Bene, con questo piumino riesco a pulire velocemente i mobili di tutte le stanze della casa, o al massimo a giro, facendo un giorno sì, un giorno no, alcune stanze un giorno e altre stanze un altro giorno, riesco a tenere almeno visivamente ben sgombre dalla polvere i miei mobili. Poi quando devo fare la pulizia approfondita, ripeto, utilizzo le pezzuole, sposto i soprammobili, faccio anche un lavoro di detersione dei mobili, di tutte le sedie, anche dei quadri, anche le pareti, vado a spolverarle con più attenzione, con più precisione. Ebbene, quindi questo è un lavoro che mi dà una grande soddisfazione e che mi dà modo anche di ripassare un po' la situazione dei mobili. Mi pare con questo piumino di dare delle grandi carezze generali e coccole a tutte le stanze della mia casa, ed è un modo, mentre spolvero, anche di ripeto, controllare le cose come stanno, se c'è qualcosa fuori posto la rimetto a posto. E quindi questo fare questa sorta di giro panoramico della casa mi dà modo anche di trovare nuove situazioni organizzative stanza per stanza. Spero con questo video di esservi stata utile. Se questo video vi è piaciuto, vi prego di mettere un bel like, iscrivervi al canale se non siete ancora iscritti, per aiutarmi a farlo crescere. Detto tutto ciò, vi saluto augurandovi sorrisi, serenità e buoni pensieri. Ciao! Ciao!